nemmeno passa è il chiedersi perché si parla esclusivamente di questo progetto e cosa ne farebbero dei soldi che eventualmente sarebbero risparmiati dal progetto F-35. La vostra simpatica conterranea Pini, che è in commissione con me, insieme a altri della commissione difesa, ci dicono che bisognerebbe spostare i soldi dall'F-35 verso Eurofighter, che è un aereo di ultima generazione, di penultima generazione, che è un caccia intercettore, cioè un aereo che effettivamente nelle quantità che già abbiamo ha degli scopi di difesa, perché serve né più né meno a un controllo aereo, cioè a controllare la possibilità che un altro aereo venga ad attaccarci. Di quel progetto, che probabilmente già se ne è dimenticato l'importo, noi abbiamo già speso, non da spendere, già speso 21 miliardi di euro. Quel progetto, a differenza dell'F-35, e poi vi faccio un ragionamento e spero vi sia importante per capire che razza è la gente che sta nella dirigenza del PD, quel progetto comporta, a differenza dell'F-35, un ricavo, un margine operativo che è 4 volte l'F-35, ovvero dato 100 il costo su un F-35, 15 milioni sono i margini per le industrie che li producono. Fatto 100 il costo di uno fighter è 50 o 60 il margine che ogni azienda ricava da quel progetto. Ora, se voi foste un deputato che è in commissione difesa, okay, che magari non ha più possibilità di essere eletto perché ha il terzo mandato, che magari abita in una regione dove ci sono aziende che producono sia pezzi per l'F-35 che pezzi per l'Eurofighter, voi su quale azienda, su quale tipo di progetto concentrereste i soldi? E visto che non potete fare altri lavori già che non li sapete fare, e che magari un'azienda che invece di guadagnarci 150 milioni ce ne guadagna 500 di milioni, ve lo troverà un posticino questa azienda nel futuro per garantirvi la pensione e lo stipendio? Questa informazione non passa mai. Proprio ieri, mi ha chiamato un giornalista di un sito web indipendente che sta facendo un'intervista, proprio un dossier sulle lobby dietro gli F-35. Quando io gli ho messo la pulce sull'Eurofighter, gli si è illuminata una lampadina, ed è molto strano. Perché, e vi ritorno all'informazione, molti pezzi di informazione che anche noi prima, anch'io prima, credevo credibili, penso a Presa Diretta, penso a Iacona, sono assolutamente comandati dal Partito Democratico. Se voi vi ricordate l'ultimo aggiornamento fatto sugli F-35, una trasmissione di gennaio dove io ero stato intervistato, il taglio della trasmissione è stato proprio far vedere che il PD era in grado di ridurre da 90 a 45 questi aerei, e c'era una propensione e un'indicazione verso quel meraviglioso progetto che è Eurofighter. Perché? Perché con tutti quei soldi che ci sono in più e che le aziende possono avere da questo tipo di progetto, ci compri tante persone. Questo è il rischio che noi abbiamo nell'informazione. Io veramente vi lascio con questi spunti, lo so, vedo le facce, sono atterrite dalla vergogna, perché effettivamente fa impressione. Perché il problema non sono tanto gli stipendi che vengono date ai politici, perché sì, è vero, possono essere elevati, non elevati come nel caso dei consiglieri. Il problema è che chi amministra le città, le regioni, i comuni spostano una valanga di soldi, e quei soldi possono essere indirizzati in un modo o nell'altro verso progetti che poi possono avere dei ritorni diversi. Non è il semplice stipendio da parlamentare che è non etico. E quanti soldi prendi facendo determinate azioni lobbistiche di protezione di certe lobby? Questo è il punto. E questo è un altro problema dell'informazione. Perché anche l'informazione, che è molto semplice perché non ti tocca studiare, è banale dire un deputato prende 12.000 euro, è facilissimo. Ma se te facessi veramente ricerca e guardassi quanto vanno a incidere poi le scelte che uno fa rispetto a altre scelte, questo è impressionante. Vi lascio l'ultimo spunto. Io sono toscano, sono purtroppo, e per questo probabilmente dovrò lasciare il movimento. Ero a scuola con Renzi. Lo so, purtroppo è un paesino vicino. Io sono di Reggello, Renzi è di Rignano, tra l'altro sono una frazione di Reggello. La scuola media era quella, purtroppo. Incredibile. Mia fortuna è che ci ho fatto solo ginnastica e non ci ho fatto la stessa classe, però insomma. Renzi è
No, no, ma Renzi non è un... Allora, Renzi non è, a parte tutto, Renzi non è un imbecille, questo va detto. È un... un paraculo! È un jobba, come si dice nelle nostre parti, cioè quello fa il fenomeno, quello fa un po' quello spaccone, diciamo, l'ha sempre fatto, fin da piccolo. Il problema di Renzi... E fa il ganso, esattamente. Il problema di Renzi è questo. Il problema di Renzi è che è molto capace... Io ieri ero ad Atene a una riunione interparlamentare sulle politiche di difesa e i tedeschi mi dicevano che la Merkel è rimasta particolarmente impressa da Renzi e io gli ho fatto, scusatemi, l'ho smerdato completamente davanti a tutti, so di non aver fatto un servizio. Io gli ho detto che tendenzialmente è uno showman, anche a Firenze ha fatto la stessa cosa. Infatti la mia preoccupazione è la stessa situazione, cioè si sta riproponendo la stessa situazione di Firenze. Su Firenze Renzi promise 4-5 azioni da fare entro 3 anni che poi non ha fatto, e quando gli hanno chiesto conto di questa cosa lui ha detto: io sono un sindaco capace di dire ho sbagliato. E sti cazzi, cioè voglio dire, non è che sei, cioè la domanda è, te non è che sei lì a fare finta di fare le cose, te hai dei compiti, dici delle cose, queste cose tendenzialmente dovresti essere capace o di iniziarle o di finirle, oppure di dire questo progetto era una boiata, ho sbagliato a dire, perché non puoi dire il progetto è giusto ma io capito, quindi il ragionamento è stato tutto lì e lo stesso lo sta riproponendo attualmente per l'Italia. Il compito di Renzi, e qui chiudo, è quello di arrivare al 25 di maggio. E questo lo dicono anche colleghi del PD che non lo supportano. Cioè, si stanno chiedendo perché si sta trasformando questa situazione in un esclusivo spot. Perché presentare le slide come a una qualsiasi presentazione di un'azienda di multilevel marketing, sinceramente, ha fatto abbastanza impressione, penso, a tutti. Perché vedersi in queste condizioni, vedere uno che fa passare le slide, ragazzi, non è veramente la condizione. E questo il problema nostro di Firenze, è che noi si è visto per anni, cioè vai alle feste al Galluzzo, la Misericordia grande, mitico, e poi sparisci, cioè è questo il problema di Renzi, e poi sparisci, cioè, quindi io anche su Renzi ora qui magari, però vi invito veramente a far notare queste incongruenze piccole alle persone che ancora ci credono.